Ciao a tutti, in questo nuovo video andiamo a riscoprire quella che è la leggenda di Vasco Rossi. Lo facciamo con un singolo che fece da apripista per il suo album di debutto, Ma cosa vuoi che sia una canzone, del 1978. Sto parlando di Geni e Pazza. Allora, la canzone è molto importante sia dal punto di vista musicale, ma soprattutto per quanto riguarda il testo. Visto la sua grande profondità dell'argomento, infatti si parla di una malattia che a quei tempi non era ancora riconosciuta tale e quindi definita pazzia. Sto parlando della depressione. Soltanto la grande sensibilità di Vasco poteva a quei tempi affrontare con una canzone un argomento così delicato, utilizzando un'immagine femminile per descrivere quello che era un po' il suo stato d'animo di quel periodo. Allora, ultimamente nel 2018 è uscito anche un videoclip su Geni e Pazza per festeggiare i 40 anni dall'uscita dell'album, quindi è stato rimasterizzato e per l'occasione è stato realizzato questo videoclip in animazione di Geni e Pazza. Adesso veniamo alla parte suonata, quindi entriamo più nel vivo. Geni e Pazza, Vasco Rossi. Allora, Geni e Pazza è una canzone abbastanza lunga, sono almeno 7 minuti di canzone. Questa lunghezza è dovuta anche dalla presenza di un assolo finale, che dura sui 2 minuti, mi sembra, di uno strumento chiamato Mellotron, che è una specie di sintetizzatore o qualcosa di simile che era molto usato negli anni 70. Togliendo l'assolo si parla comunque di 5 minuti di canzone. Comunque non mi limiterò a far vedere soltanto la strofa ritornello, comunque la parte cantata, ma vedremo anche la parte centrale del brano che è molto interessante, dove ci sono diversi arpeggi molto belli. Quindi vedremo tutta la canzone grazie anche alla tab che ho trascritto e quindi vedremo bene nel dettaglio come appunto suonare tutto il brano per quanto riguarda l'accompagnamento. Tab quindi che farò vedere durante il tutorial e che potete vedere anche sul mio blog. Allora, io direi di partire non subito con la strofa, con l'arpeggio della strofa, ma di partire con l'intro, perché comunque insomma l'introduzione che sentiamo nell'originale insomma non va tralasciata, quindi l'ho riarrangiata per chitarra e fa così. Allora, la canzone va suonata arpeggiata con le dita, possibilmente perché, come vedete, in alcuni punti vanno anche pizzicate le corde, quindi è preferibile usare le dita invece che il plettro. Allora, poi dopo l'intro parte la strofa, troviamo due accordi, Re maggiore settima, Sol sesta. Sempre solita forma del Re maggiore settima, che poi è quella del Re minore, e a questo arpeggio. Questo legato e poi ritornello, troviamo un Re e un Sol, sempre con la forma di Re, però in questa posizione, questo punto del manico, partendo sempre dalla corda di Re. Questo è un accordo che troviamo spessissimo nelle vecchie canzoni di Vasco. E anche qui troviamo questa serie di legati, queste note legate, che vedremo meglio dopo. Adesso rivediamo tutto, intro, strofa, ritornello con la tab. Thank you.
sentiamo le note legate che troviamo prima sul sol sesta, abbastanza semplice. Mentre sul ritornello, più precisamente sull'accordo di Re, abbiamo altre note legate, qui un pochino più difficile. Ci sono più legature. O se no si può fare più semplice, un po' come il sol sesta, quindi così. Però sull'originale è più così. Ok? Poi ritroviamo la strofa, ritornello, finito il secondo ritornello, troviamo la parte strumentale, questo arpeggio. Note finali, ci aggiungo la parte di basso. L'arpeggio molto bello, allora rivediamolo. Abbiamo praticamente un arpeggio costruito sull'accordo di Re, poi cambia il basso, andiamo sul Do, anche se qui poi bisogna tenere la corda a vuoto di Sol, quindi non è proprio Re classico. Do al basso, sempre uguale però con Si al basso. E invece siamo sul Sol, un Sol minore sesta se non mi sbaglio, con Si bemolle al basso. Quindi rivediamo. Qui si può anche scivolare in medio sul Si senza muovere troppe dita. Poi preferisco così. Abbiamo la settima con la quarta, questa, quindi aggiungendo poi questa nota, questo Sol, e poi rivediamolo meglio con la tabla. Allora, siamo arrivati a questo punto. Ora troviamo un arpeggio molto veloce. Non lo faccio proprio come l'originale perché appunto è molto veloce, quindi non è semplice da suonare. Lo suono utilizzando il pollice anche. Thank you.
veloce, lentamente. Raccomando, far suonare bene queste tre note. Terzine, ta, ta. Rividiamolo meglio con la tab, in modo da vedere bene la diteggiatura e i punti dove mettere le dita. Quindi siamo arrivati a questo punto dove rallenta. Adesso troviamo una parte molto bella, questo arpeggio. Costruito sugli accordi di Re maggiore, fa diesis minore con Re al basso, Sol, slide e tornare poi a Re. E poi partirebbe l'assolo sulla versione originale, sempre su questi accordi. Però sulla versione live, che acustica, diciamo, fatta da Vasco, lui salta quella parte dell'assolo per arrivare subito qua. Subito dopo l'arpeggio, poi lui lo fa qua al Sol. Quindi sul cantato Re, Sol, Re, Re, La e poi Sol. Ora rivediamo tutto bene con la tab. Bene ragazzi, abbiamo visto come suonare un po' tutta la canzone e come, insomma, come avete visto non ho tralasciato niente per quanto riguarda l'accompagnamento, quindi ci sono tante cose da vedere e da studiare. Praticamente noi siamo arrivati al punto che poi riparte con la strofa. Per quanto riguarda la versione live, praticamente riprende l'arpeggio, quello della strofa. Nella versione da studio fa questo passaggio prima. Quindi Re Sol e poi riprende la strofa, che la fa un attimino in modo diverso, però comunque io lascio a disposizione sul mio blog le due versioni, quella da studio e quella live da scaricare.
Poi vabbè, la canzone poi finisce con l'assolo, quindi l'accompagnamento è sul re e il sol. Ora vi saluto e vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, insomma, vi invito a iscrivervi al mio canale. Alla prossima, ciao!